Natività con ritratto di donatore, la Vergine Ogidrigia e Madonna del Suffragio sono questi i nomi dei tre dipinti risalenti al XVII secolo custoditi nella chiesa di Santa Maria dell'Itra, Annunziata, frazione di Mascali. Nei giorni scorsi le tre opere sono state al centro di un incontro culturale nato con l'obiettivo di rendere noto, soprattutto alle giovani generazioni, il valore non tanto artistico quanto storico dei dipinti in questione. Sono tre dipinti che mi sembrano particolarmente importanti per la comunità di Annunziata e sono contenta di parlarne soprattutto ai giovani, per giovani perché queste opere non solo appartengono alla comunità ma soprattutto ai giovani perché è loro il futuro e saranno loro a doverle tutelare, no? Valorizzare anche se vogliamo. Io voglio che stasera i ragazzi si innamorino di questi dipinti, magari raccontandogli la storia, facendo capire perché questi quadri sono in questa chiesa. Raccontare la storia dei dipinti, il loro significato, aiutarli insomma a capire. Sono pittori locali, però hanno un'importanza, come se fossero un documento storico, vanno letti in quel senso. Quindi aggiungono un tassello alla grande storia dell'arte.